Maria Latella, vengo da 30 anni alle feste dell'Unità, ho cominciato a raccontarle come cronista, poi da 15 anni ho fatto il salto di qualità, sono passata sul palco a intervistare di volta in volta i politici, prima del PD, prima del PDS, poi del PD, però questa è una sera che considero un po' speciale, perché Anna Finocchiaro è indubbiamente una delle figure di spicco della politica italiana, non soltanto del partito, ma della politica italiana considerata in senso lato. E mi fa piacere che siamo sul palco due donne a parlare di quello che sta succedendo in una situazione davvero confusissima. Io non vorrei cominciare col chiedere come andrà a finire, perché non lo so se Anna Finocchiaro ha la risposta, semmai la vediamo alla fine, però mi piacerebbe cominciare chiedendo che cosa pensi di quello che sento dire da tanti nel partito e anche fuori dal partito, vale a dire la salvezza della politica italiana comincia col rottamare per esempio i nomi che l'hanno fatta negli ultimi 20 anni, sempre gli stessi. Rottamare ti sembra un verbo corretto? Lo applicheresti? L'ha usato Matteo Renzi. No, lo so che l'ha usato Matteo Renzi, che peraltro è uno dei sindaci più amati d'Italia ed è sicuramente un amministratore, un dirigente politico di prima grandezza, ma per una volta faccio la madre, visto che poi non è che la differenza d'età con Renzi è corposa. Beh, ma non così tanta, adesso esageriamo. Posso dire esattamente quello che penso? Lo dico. È stato maleducato per la ragione che anche nella politica, anche nei confronti dei giudizi che possono essere, per carità, i più severi, i più rigorosi, però rottamare nei confronti di persone che comunque con i loro limiti hanno però dedicato alla politica, alle istituzioni, tanta parte del loro tempo, della loro intelligenza, della loro passione civile, a me pare francamente ingiusto. Io credo che non ci siano generazioni da rottamare, ci sia certamente un cammino da fare, e io mi auguro con un rinnovamento, ma non solo nella politica, io penso davvero complessivamente alle classi dirigenti di questo paese. Ma questo non significa che occorre, come dire, considerare ciò che è stato come del tutto inservibile, come un'auto incidentata che si mette sotto una pressa, anche perché comunque quelle storie politiche, quelle tradizioni politiche, quelle esperienze di vita a me hanno insegnato molte cose. Io sono cresciuta moltissimo ascoltando coloro i quali nel partito avevano più esperienza di me, e perché complessivamente non mi piace mai questo modo di cancellare in maniera anche dispregiativa esperienze precedenti. Non va bene nel rapporto tra nuove e vecchie generazioni, non va bene rispetto alle memorie e alle culture del proprio territorio, della propria area di appartenenza politica, della propria cultura, insomma non mi piace. Insomma, Matteo stavolta con l'uso di questo verbo ha secondo me compiuto un atto di maleducazione, lo derubrico quindi a un fatto di tutto di relazioni personali, non ad un fatto politico. Sul fatto politico, sul problema politico, sulla questione politica, io penso che c'è molto da dire, che lui abbia delle ottime ragioni. Allora mi viene da dire che l'espressione usata dal senatore o dalla senatrice, come preferisci, Finocchiaro, maleducato, di questi tempi è quasi un buffetto, perché nelle aule, in Parlamento, in Senato,
ben altro si ascolta. Ogni tanto, per esempio, mi chiedo se in voi che passate ore appunto al Senato, altri alla Camera, non subentri un certo disagio nel sentire, per esempio, raccontiamo le ultime vicende. Allora, la senatrice Angela Napoli che dice ci sono prostitute in Parlamento e c'è chi per fare politica si è prostituita. Le risponde forse in qualche modo, sempre sullo stesso tema, Giorgio Stracquadanio, portavoce del PDL, che dice no, come? Prostituirsi è legittimo, anzi si fa carriera, non ci trovo niente di strano se una si è prostituita per fare carriera in TV. È di oggi la notizia e spero di non cogliervi impreparati, penso che lo saprete, ma comunque se non lo sapete ve lo dico, che sta per andare in libreria l'imperdibile Mignottocrazia, l'ultima opera di Paolo Guzzanti, bravissimo collega e per qualche tempo anche, diciamo, aggressivo senatore del PDL. Allora, in questo contesto, dove sembra che corra come acqua sul fiume il fatto che a una venga data dalla prostituta, all'altro che dice ma sì, che male c'è a prostituirsi, il libro si chiama Mignottocrazia. Senatrice Finocchiaro, ma non viene mai la voglia di ripulirsi un po'? Sì, no, viene la voglia di ripulirsi un po', e poi c'è anche che, non so, io mi vergogno quando sento queste cose, ma non mi vergogno per me, io insomma, ho 55 anni, sono grande, sono più che adulta. Io penso a tutte quelle ragazze che fanno una fatica dell'altro mondo per distinguersi, per essere più brave, si impegnano nello studio, nel lavoro, molto spesso sono bellissime, perché poi le ragazze sono spesso bellissime, no? La giovinezza è fantastica, e pensano di dover contare appunto sulle proprie capacità, e magari poi hanno un lavoro precario, sono sottopagate, fanno le commesse pur essendo laureate in ingegneria, quante ne conosciamo di queste storie? Penso a questo. E poi pensa a questa descrizione della politica, che è esattamente il luogo in cui bisognerebbe occuparsi del fatto che se laureati in ingegneria e fai la commessa in nero a 500 euro al mese stando in piedi tutto il giorno anche la domenica, e penso al fatto che la politica invece viene visto come il luogo nel quale appunto, no? Appunto. E mi vergogno in nome per conto. Mi vergogno in nome per conto dell'onorevole Stracquadanio, mi vergogno in nome per conto di tutti coloro i quali usano questi termini e descrivono questo mondo. Dopodiché devo dire che tra le varie forme di prostituzione, quella che io ritengo più grave è la prostituzione che vende il cervello, la coscienza critica, la propria dignità, il proprio onore, e questa è diffusissima tra i maschi, quindi vorrei che l'onorevole Squadanio allargasse, diciamo, l'orizzonte, gente che è disposta a vendere qualunque cosa pur di avere un posto in Parlamento, una piccola prebenda, un posticino, un consiglio d'amministrazione e via dicendo. Ma la cosa che mi dà più fastidio, hai ragione Maria, io la chiamo Maria che ci conosciamo da 25 anni circa. Facciamo meno, che sennò davvero sembriamo vecchissimi. Era un bambino, proprio un bambino. È proprio questo, questa rappresentazione della politica, questa volgarità che ormai connota anche il linguaggio parlamentare, no? Nel giro di una settimana abbiamo assistito a commenti politici affidati a gesti che normalmente se li fa un bambino di 10 anni gli diamo una sculacciata, ecco. Questo modo appunto di rappresentare la politica come luogo del trivio, della trivialità, della volgarità e anche, lasciatemelo dire, proprio della miserabilità, è una cosa che secondo me fa malissimo. Continuiamo a discutere del distacco del rapporto tra i cittadini e la politica, e questo non è un modo per recuperarlo. Però anche esso è, secondo me, questa è la mia opinione ovviamente, un effetto dell'imbarbarimento delle coscienze, di quella malattia dell'anima dell'Italia che è stata portata dal berlusconismo, che non è solo Berlusconi, ma è la cultura, come dire, che è cresciuta intorno a questo
modello di comando, di governo e dire troppo, di leadership, di uomo padrone, capo padrone che ha avuto anche a propria disposizione grandi mezzi ovviamente, in particolare quelli legati alle televisioni e ai giornali per, io penso, corrompere l'anima dell'Italia, corromperne anche la sensibilità proprio umana. Io ricordo quando a Porticelli aggredirono gli extracomunitari, ti ricordi, fu circa 2 anni fa, la cosa mi fece molto impressione perché nel Mezzogiorno d'Italia il rapporto con la gente che viene da un'altra parte del mondo non è mai stato un rapporto conflittuale. Non so, io vengo da una terra nella quale gli abitanti della sponda nord del Mediterraneo, dai tunisini ai marocchini, dagli egiziani agli algerini, come dire, ci sono sempre stati, non, gli equipaggi dei pescherecci di Mazara del Vallo sono composti normalmente da pescatori siciliani, pescatori tunisini, da noi c'è sempre stata questa dimestichezza, ma comunque c'è sempre stato anche un livello di accoglienza nei confronti della gente che veniva da altre parti, che è legata alla nostra storia, alle continue invasioni che ci sono state, ma anche i rapporti molto stretti che ci sono stati con l'ambito del Mediterraneo, per cui la caccia all'immigrato da noi non esisteva. Ora che si è cominciata a manifestare, si manifestò per la prima volta a Porticelli in quelle forme, io mi ricordo che dissi in aula questo, guarda, dico, Presidente, noi non le perdoneremo molte cose, ma una sicuramente non gliela perdoniamo, che è appunto questo avere fatto mutare, cambiare quest'anima italiana che è stata sempre un'anima di grande civiltà, aperta alla convivenza, certo nel rispetto assoluto delle regole, certo nel rispetto reciproco, certo nella salvaguardia della dignità dei luoghi e dei rapporti tra le persone, però non c'era questo baco. Ecco, ho fatto un esempio, quello dell'immigrazione, ma il dibattito politico che si affida alla pernacchia piuttosto che al gestaccio, piuttosto che al commento, alla straquadanio, sono tutti elementi che poi descrivono appunto una malattia seria che ha una sua consistenza ormai di subcultura e che secondo me è fortemente legata al modello berlusconiano. Abbiamo parlato di immigrazione, hai parlato di immigrazione prima di ritornare sempre al linguaggio della politica, però volevo fare una notazione. Stamattina sul quotidiano Europa, Massimo Livi Bacci, che si occupa di demografia, di immigrazione da 30 e più anni, faceva una critica, a mio parere giusta, alla sinistra, sostenendo che anni e anni di non discussione sull'immigrazione di fatto hanno creato una grande confusione anche tra quelli che, come dici te, non avrebbero avuto un atteggiamento diffidente nei confronti dell'altro, dell'immigrato. Allora si dice, si chiede Livi Bacci in questo articolo su Europa, non sarebbe ora che anche la sinistra ammettesse la necessità di fare un'immigrazione selettiva, nel senso che aprire comunque in ogni caso la porta di casa a chiunque non va bene, forse come succede in altri paesi, non lo so, in Australia hanno un contingente molto limitato e aprono o chiudono a seconda delle esigenze di quel paese. Tu vieni con un diploma da tecnico dei computer, sei ben accolto. Sto parlando dell'Australia perché è un paese il cui criterio di immigrazione conosco. Non ce l'hai, allora aspetti fino a quando non hai offerta di lavoro. Ora, Massimo Livi Bacci non è certamente né uno studioso diffidente degli altri né una persona prevenuta. Se vi invita la sinistra a prendere una posizione finalmente chiara e non un po' flip flop come è stato finora, non avrà ragione? No, secondo me Massimo Livi Bacci ha ragione su più questioni.
Su una io però ho da avanzare una perplessità. È vero che noi non abbiamo mai affrontato fino in fondo la questione e abbiamo avuto talvolta un approccio un po' ideologico, facendo un torto allo stesso fenomeno dell'immigrazione e registrando quindi talvolta anche un ritardo rispetto alle politiche di accoglienza e di integrazione, perché talvolta non siamo stati capaci di comprendere quale poteva essere l'impatto, di prevedere quale poteva essere l'impatto vero di una forte ondata immigratoria sul nostro paese. Ondata migratoria che comunque vede comunque l'Italia rispetto agli altri paesi europei assolutamente a riparo. Noi abbiamo da anni una legge che prevede le quote, perché la Bossi-Fini prevede poi l'ingresso per quote. Il problema in Italia non è l'immigrazione che viene regolata, che rientra nelle quote, che rientra, come dire, nei contingenti, anzi abbiamo visto come lo stesso governo Berlusconi è dovuto tornare indietro riaprendo alle badanti nel momento in cui aveva tentato di chiudere. Il nostro problema è l'immigrazione clandestina, cioè chi entra in Italia e non entra in Italia chiamato perché ha un diploma di tecnico informatico, ma chi entra in Italia perché è spinto dalla guerra, dalla fame, dalle persecuzioni, dalla disperazione. Anche lì la risposta che è stata data in questi anni è stata una risposta molto parziale, nel senso che la destra ha dato una risposta prima con la Bossi-Fini, ora diciamo da ultimo con i provvedimenti adottati dal